bisogna concordare un obiettivo, degli obiettivi importanti che mirano alla economia. Non esiste nessun problema né di soluzione per i giovani, per l'occupazione e così via, senza che noi ricostruiamo i fondamentali dell'economia. Significa zappare senza alzare la testa, significa zappare senza parlare, significa concordare con responsabilità il da farsi. Basta con gli annunci, vogliamo un summit vero sull'economia. E dall'economia che vengono fuori appunto occasioni per l'occupazione e per i giovani. Ma dal governo come riavvivare secondo lei il lavoro? Qui non ci sono troppi annunci e pochi fatti. Bravissimo, condivido. Gli annunci non si creano posti di lavoro. Con qualche semplificazione, qualche eliminazione di far funzionare meglio la nostra amministrazione pubblica e farla costare di meno, forse riusciremo a fare qualche posto di lavoro. Ottimista per il lavoro che sta portando avanti il governo, tanti annunci fino adesso. Ma guardi, abbiamo le cose che dovevamo dire, le abbiamo dette con chiarezza, ci sono alcune risposte che sono state positive, penso ai precari della pubblica amministrazione, penso all'ammontare che è cresciuto di rifinanziamento degli ammortizzatori. Non va bene che siano sempre le risorse del lavoro che finanziano gli strumenti del lavoro, e poi c'è il tema, come dire, che ancora va risolto degli esodati e della definizione di questo, e la necessità però di ragionare sul poi di questo paese, perché oltre all'emergenza c'è un problema di rimetterlo in moto. Su questo non abbiamo ancora visto segnali importanti. Bisogna assolutamente insistere sul lavoro, è la più grande preoccupazione che in questo momento abbiamo nel paese, e un paese che cresce sui giovani, quindi adesso dobbiamo trovare fondi per investire su questo. Ecco, dove si trovano le risorse? Stiamo lavorando, adesso le troviamo. Io penso soprattutto vada raccolto da parte del governo quella richiesta di superare la strozzatura del credito, l'assenza cioè di liquidità di cui molte imprese che pure hanno mercato vogliono investire e non sono più nelle condizioni di farlo. Come si rilancia il mercato interno, la domanda interna, non è quello il problema? Ma quando tu rimetti in moto la liquidità, poi questo consente anche di far ripartire la domanda interna, perché se le imprese non possono investire, non possono crescere, non possono competere, è chiaro che poi non si crea lavoro, non si crea occupazione, non si crea domanda interna.